Pianeta Terra, Europa, Italia del Sud, Basilicata, provincia di Matera, Bernalda, raccolta dati. Bernalda, nel cuore della costa ionica, è a ridosso delle splendide spiagge di Metaponto. Soprattutto nella stagione estiva, Bernalda è una tappa non eludibile per chi visita la Basilicata. Ma nel territorio di Bernalda non c'è solo mare. Tra le foci dei fiumi Bradano e Basento, una grande riserva di 240 ettari, nota come Bosco di Metaponto, è luogo ideale per escursioni rigorosamente a piedi o in bicicletta. A pochi passi dal comune, è imprescindibile visitare l'area archeologica e il Museo Archeologico di Metaponto. Il nostro viaggio alla scoperta del cinema in Basilicata ha raggiunto oggi una tappa molto significativa, Bernalda. Il nonno di uno dei più grandi registi della storia della settima arte è nato proprio qui. Si tratta di Agostino, il nonno paterno di Francis Ford Coppola. Il regista del Padrino e di Apocalypse Now, molto legato alle sue radici, è voluto tornare qui e ha consolidato con la terra dei suoi progenitori un rapporto divenuto ormai indissolubile. Nel cuore di Bernalda, adiacente a Piazza Plebiscito, sorge una dimora storica del XIX secolo, Palazzo Margherita. Francis Ford Coppola l'ha acquistata e trasformata in uno splendido resort 5 stelle. Oltre ad essere residenza della propria famiglia quando ritorna in Basilicata, il resort ospita grandi personaggi di Hollywood e turisti che vogliano soggiornare in questo maestoso palazzo. La storia della famiglia Coppola viene narrata in un bellissimo documentario di Michele Russo, dal titolo Il fischio di famiglia. La famiglia Russo ha un legame di parentela con quella dei Coppola. Quest'area di cinema si riverbera anche sui giovani autori lucani. Giuseppe Marco Albano ha girato a Bernalda il cortometraggio Stand by Me, vincitore di un Nastro d'Argento, e il lungometraggio Una domenica notte. Ettore Fieramosca. Monica. Ci rivediamo. E sono laureata in storia del cinema, con una tesi sull'utilizzo del flashback. Sai cos'è, no? Sì. Certo, e quando uno di 50 anni si ricorda di quando ne aveva 12. Sì, va bene, qualcosa è accaduto precedentemente, anche 5 minuti prima. Ma uno se lo ricorda quello che è successo 5 minuti prima, mica un flashback. Vabbè, poi c'è il flash forward, che è il procedimento inverso. Cioè, quando uno di 12 anni si ricorda di quando ne aveva 50. Sai... sei una delle persone più simpatiche e bizzarre che abbia mai conosciuto. Sembri un extraterrestre. È un complimento, eh? Ah, no, perché anche tu sembri una terrestre. È un complimento, eh? Il borgo antico di Bernalda si estende dal castello aragonese, sede della Pinacoteca, sino alla Chiesa Madre e a Piazza San Bernardino. Degno di nota è anche il convento seicentesco di Sant'Antonio da Padova, con la sua chiesa annessa.
Lei è Monica. Lui è il mio datore di lavoro, il titolare dell'agenzia di Incoming. Piacere. Io sono Monica. E lei? Lei? Lei chi? Intendo il suo nome. Bernardino da Siena. Ah, Ettore Fieramosca da Barletta e Bernardino da Siena. Bernardino, ma per gli amici Dino. Adesso noi però dobbiamo continuare la nostra gita turistica in solitaria. È giusto? È stato un piacere. Bernalda è in una posizione strategica sulla costa ionica. Un'area tra le più belle del territorio lucano in cui oltre al mare, alla cultura e all'archeologia ci si può dedicare a diverse attività sportive. Dal golf alla vela, dalla canoa al windsurf, oltre alle immersioni nei limpidi fondali del Mar Ionio. Ma come ti è venuto in mente di stringere questi rapporti interpersonali? Ho capito, questo posto è bellissimo, ma siamo sempre su una pallina di fango rispetto al nostro pianeta. Poi questi terrestri, piccoli mammiferi pelosi a base d'acqua e carbonio, solo i nomi che ci hanno, Monica. Perché? Neanche il mio nome le piacerebbe tanto, non Roboni Blick. E comunque Monica non è pelosa. Sì, ma non è squamosa, come a noi. Mi sa che sei un po' razzista, eh? Allora, io andrei. Ottimo. Devo tornare al mio paese, poi domani mi aspetta un'altra tappa. Perfetto. Anche noi domani siamo a Pisticci. Pisticci, anch'io domani vado a Pisticci. Ah sì?